Vi ringrazio per la presenza a questa celebrazione che vuole ricordare gli esuli dal confine orientale d'Italia e i martiri delle foibe, tra i quali spicca la nobilissima figura di una patriota, Norma Cossetto, che nel lontano 1943 pagò con la vita la sua fede nell'Italia. Ringrazio il sindaco che ci ha onorato della sua partecipazione. Oggi nella nostra città e in tantissime piazze italiane si celebra il giorno del ricordo, la commemorazione dello Stato italiano istituita ufficialmente con la legge numero 92 del 2004. Il ricordo è una cosa importante perché allontana l'oblio e ci consente di rammentare cosa accadde a partire dal 1943 in quelle terre da sempre italiane, molte delle quali ci furono strappate e ormai sono parte degli stati nati dalla dissoluzione della ex Jugoslavia. Ma non basta ricordare la tragedia delle foibe e dell'esodo, è fondamentale ricordare che l'Adriatico orientale è sempre stato legato alla cultura italiana in maniera indissolubile. Già 2000 anni fa Strabone, uno dei più importanti geografi della storia dell'umanità, segnava a Pola il confine orientale d'Italia e poi lo stesso fece Dante Alighieri nella Divina Commedia. Un legame strettissimo, purtroppo strappato, ma che vive nel ricordo che in tanti anni di distanza è il modo più vero per dare giustizia tardiva agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e con loro a tutta la nostra nazione. Ma c'è in Italia chi ancora non si arrende all'evidenza dei fatti storici. Infatti, da determinati ambienti politici estremisti fuoriescono posizioni riduzioniste o giustificazioniste del dramma delle foibe. Pseudo-intellettuali si autoassegnano il ruolo di storici e pubblicano, con la complicità di case editrici un tempo ben più autorevoli, dei libercoli dove si sminuisce la triste vicenda di chi fu ucciso e di chi venne costretto con la violenza a lasciare tutto. Questi signori arrivano a definire il giorno del ricordo una falsificazione storica. Ma alle parole di questi personaggi, loro sì, falsificatori della storia, alcuni vigliacchi, purtroppo, fanno seguire i fatti e nottetempo, come è loro stile, distruggono le targhe dedicate a Norma Cossetto, ai martiri delle foibe e dell'esodo, o imbrattano i muri con scritte deliranti. Noi, invece, siamo qui senza odio né rancore, democraticamente e pacificamente riuniti, ma con la fermezza di chissà quale è la via della verità e della giustizia. O Dio, Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dalla profondità di questa terra, di questo nostro dolore, noi gridiamo a Te. Ascolta, Signore, la nostra voce. De profundis clamo a Te, Domine, Domine, audi vocem meam. Oggi tutti i morti attendono una preghiera, un gesto di pietà, un ricordo di affetto. E anche noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. E ci rivolgiamo a Te, perché Tu hai raccolto l'ultimo loro grido, l'ultimo loro respiro. Questo calvario, con un vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace. In 30 anni due guerre, come due bufere di fuoco, sono passate attraverso queste colline carsiche, hanno seminato la morte tra queste rocce e questi cespugli, hanno riempito cimiteri e ospedali, hanno anche scatenato qualche volta l'incontrollata violenza seminatrice di delitti e di odio. Ebbene, Signore, Principe della Pace, concedi a noi la Tua pace, una pace che sia riposo tranquillo per i morti e sia serenità di lavoro e di fede per i vivi. Fa che gli uomini, spaventati dalle conseguenze terribili del loro odio e attratti dalla soavità del Tuo Vangelo, ritornino come il figlio prodigo nella Tua casa per sentirsi ed amarsi tutti come figli dello stesso Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Dona conforto alle spose, alle madri, alle sorelle,
ai figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di questa nostra triste terra e a tutti noi che siamo vivi e sentiamo pesare ogni giorno sul cuore la pena per questi nostri morti, profonda come le voragini che li accolgono. Tu sei il vivente, Signore, e in te essi vivono. Che se ancora la loro purificazione non è perfetta, noi ti offriamo, o Dio santo e giusto, la nostra preghiera, la nostra angoscia, i nostri sacrifici, perché giungano presto a gioire dello splendore del tuo volto. E a noi dona la rassegnazione, fortezza, saggezza e bontà. Tu ci hai detto, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i pacificatori perché saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che piangono perché saranno consolati, ma anche beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati in te, o Signore, perché sempre apparente e transuente il trionfo dell'iniquità. O Signore, a questi morti senza nome, ma da te conosciuti e amati, dona la tua pace, risplenda loro la luce perpetua e brilli la tua luce anche sulla nostra terra e nei nostri cuori, e per il loro sacrificio fa che le speranze dei buoni fioriscano. Così sia. Grazie Claudio, ringrazio il Comitato per organizzare questa giornata. A nome dell'amministrazione comunale vorrei dire due parole, cercando di stare lontano dalla retorica, da tante cose già dette. Però è difficile, onestamente è difficile stare lontani dalla retorica, perché quando si parla di tragedie di questa portata viene sempre da pensare, a me viene sempre da pensare, che una tragedia è una tragedia, che non va vestita di un colore politico, ma va ricordata affinché non si possa ripetere la stessa cosa. E purtroppo ciò che facciamo fatica ad imparare e a studiare è la storia. La storia, se studiata con i dovuti filtri, perché poi la storia può essere interpretata, ci aiuta moltissimo a capire come sono accadute determinate tragedie, perché pensare a persone buttate in un crepaccio e soprattutto al dolore di chi è stato privato di queste persone e chi è sopravvissuto, e poi anche all'allontanamento delle proprie terre di tutte queste persone, quanto dolore sia stato è difficile immaginarlo. E come si diceva prima, una tragedia è una tragedia a prescindere dalle dimensioni, ma non a prescindere dalla storia, dagli eventi che l'hanno generata. Prima Claudio diceva che voleva dare un forte sprone all'amministrazione perché regalasse libri alla scuola che mostrassero quali sono stati i fatti che hanno determinato le stragi del 43 che sono avvenute in Dalmazia, Istria e nel caso praticamente. L'amministrazione vorrebbe fare una cosa forse di tono anche diverso. I libri sì, portarli agli studenti, ma leggiamo i libri insieme agli studenti, cioè facciamo un approfondimento, cerchiamo di capire cosa è successo, fare anche confronti e cercare di sviscerare il tema, capire qual è stata la genesi di questa tragedia e raffrontarla a quello che è stato la storia di un periodo così importante e così nero per la nostra patria. Questa è la nostra intenzione. Mi fa piacere che il Comitato oggi mi abbia invitato, sono venuto molto volentieri e vorrei dare seguito a questa iniziativa cercando di portare alle scuole l'iniziativa appunto di leggere insieme parte di questa storia e far capire ai ragazzi che cosa è successo in quegli anni. Se si riesce a trovare la volontà congiunta di altri soggetti che in questi giorni mi hanno riferito la volontà di fare questo tipo di iniziativa, io sono solo contento, perché credo che anche da questo punto di vista l'unità di intenti sia meglio che la disgregazione. Però voi avete i vari referenti la possibilità e la volontà. Io mi metto volentieri a disposizione per portare alle scuole questo tema e per fare del lavoro insieme ai ragazzi di approfondimento. Una giornata importante che troppo tempo è rimasta nel dimenticatoio. Oggi 10 febbraio sì, c'è la commemorazione di in onore di questi martiri delle foibe, e durante queste giornate diciamo che queste persone, molti militari hanno perso la loro vita, ma non solo, perché questo grave fatto ha coinvolto anche civili, tra cui donne e bambini, quindi è giusto che venga commemorata e che abbia il ricordo che si merita. Grazie Claudio.